Verrà aperta alle 8:30 di questa mattina all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la camera ardente per ricordare Pino Daniele, il cantautore napoletano di 59 anni che nella notte tra domenica e lunedì è morto stroncato da un infarto. Tra l'altro i funerali si svolgeranno nella giornata di mercoledì a mezzogiorno al Santuario del Divino Amore a Roma. E mentre procedono i messaggi di condoglianze per ricordare il grande cantautore napoletano, continua a rivelarsi un giallo il suo arrivo a Roma, dopo che in un primo tempo Daniele doveva essere destinato all'ospedale di Grosseto. Infatti il 118 della cittadina maremmana ha confermato che un'ambulanza stava recandosi proprio alla casa del cantante, quando pochi minuti dopo, in una telefonata intercorsa tra l'equipe dell'ambulanza e coloro che avevano chiamato per il soccorso, avevano detto che Pino Daniele si stava recando a Roma.